Siamo nello studio atelier di Via Sant'Agata, studio di Monia Romanelli, con esposizione delle sue opere, della sua più recente produzione intitolata Mosaici. Siamo qui a presentare il libro di Deborah Cattoni, Hakuna Matata, un libro che è di carattere autobiografico, quasi una confessione, che ci racconta di come attraverso le esperienze dell'adolescenza e della giovinezza Deborah operi per entrare nel mondo dell'arte, dello spettacolo e della comunicazione. Abbiamo anche alcune realizzazioni di oggettistica che si ispirano alle opere di Monia Romanelli. Si tratta di foulard, di accessori di abbigliamento, orecchini, collane che ripropongono i motivi a mosaico di grande ricchezza cromatica di questa spigliata artista che sta emergendo nel panorama regionale. Beh, il libro è una prima esperienza, un'opera prima, e quindi contiene la ricchezza e l'ingenuità delle opere prime. È un libro di modesta dimensione riguardo alla sua estensione e per capitoletti in cui si presentano personaggi, amicizie, incontri giusti o sbagliati, viaggi, esperienze di vario genere. Certo che la letteratura richiede un lungo tirocinio, la voglia di cimentarsi anche con calma su temi di interesse non solo autobiografico, ma potrebbe essere questa di Deborah una strada da percorrere che potrebbe accompagnarla negli anni della sua maturità. Beh, l'augurio di cuore, perché è una ragazza che merita, è quello di riuscire a tradurre in realtà i suoi sogni, quello di diventare una scrittrice, quello di diventare un'attrice apprezzata dal consenso delle persone che lei desidera, no? Siano attente verso la sua produzione, è un augurio di vero cuore. Monia Romanelli, dal papavero colori accesi è passata a questa tecnologia, diciamo, un pochino particolare, diversa, moderna. Sì, dalla vivacità del colore dei papaveri, dell'esplosione dei colori dei fiori del campo, Monia si è poi orientata verso una produzione di tipo monocromatico, di cui abbiamo qui alla vostra sinistra un esempio, quasi un'esplosione, con al centro un elemento a rilievo, quindi c'è una composizione materica che poi si dilata a raggiera verso l'esterno. Invece alle mie spalle vedete l'ultimissima sua produzione, cioè i cosiddetti mosaici, che ripropongono in modo ossessivo lo stesso elemento riportato con una colorazione diversa, con una serie di linee e di punti che fanno di ogni singola tessera un piccolo capolavoro, cioè è l'insieme che dà effetto di omogeneità, ma se noi indaghiamo ogni singola componente, ogni tessera di questo mosaico, vediamo che in ciascuna di esse Monia si è impegnata, vorrei dire, a proporre un'opera completa e originale. Questa è una produzione che viene riproposta negli accessori di abbigliamento e che a mio avviso è suscettibile di un consenso tra l'elemento femminile della nostra società, che non può non apprezzare soprattutto la grande ricchezza cromatica e il fatto che sono oggetti che si abbinano anche con grande facilità. Beh, direi che Monia si è già indirizzata correttamente da sola, cioè ha capito che nell'arte la ricerca è un elemento costitutivo del prodotto, non ci si può fermare ad agiarsi nel raggiungimento di un obiettivo. Il percorso che lei ha iniziato è ancora, diciamo, in fase operativa, cioè non c'è nulla di definitivo, e credo che, conoscendone anche il carattere e le potenzialità, Monia abbia ancora molto da dire, e ottenendo consensi sia da parte del pubblico che della critica, perché una cosa che le si deve assolutamente riconoscere è una grandissima volontà di esplorare nuovi territori e soprattutto questa sua impazienza, questa instancabilità, questa voglia di produrre continuamente e di ricercare. È questa la cifra che caratterizza il vero artista. E siamo ora con Clara, colei che ha materializzato questo libro di Deborah Cattoni. Ho raccolto un po' tutti i suoi pensieri, l'ho messi sul digitale e poi l'abbiamo mandato in stampa. Dopo tanto, tanto, tanto tempo, questa è solo una prima parte, qui ancora non ci sono io perché ci siamo conosciute dopo, poi verranno altre parti del libro.
forse se sarà buona comparirò in altre parti. Come hai trovato questa storia? È complicata ma reale, perché a lei è successa, a lei, ma è successa anche a tante altre persone. Oggi specialmente non è facile trovare la persona affine, e l'amore è la cosa più importante della vita, e una volta che si trova ci completa e realizza molte cose nella vita. Dal libro possono prendere degli spunti? Sì, possono prendere spunto, ma alcune persone, molte forse, potrebbero pensare che non capita solo a loro. E magari le sventure nell'amore succede a molti, però ci si può riprendere. Alcune volte è difficile, però ci riusciamo. Noi donne siamo dure. Basta vivere. Sì. Un augurio? Che nasca la seconda parte del libro, così ci sarò anch'io. I nostri microfoni, la nostra vecchia conoscenza, Monia Romanelli, che per la verità l'abbiamo vista in una trasformazione, perché dai colori più vivacissimi, tipo il papaveri o cose del genere, è passata a un colore un pochino più tenue, ma sempre colorato. Come mai questa tendenza? Ah, diciamo, questa è la mia ultima produzione, che sono i mosaici dell'anima, e ogni periodo della vita ha una sua produzione. Io diciamo ne ho fatte tante nel corso di 20 anni. Questa è mosaici dell'anima, intesi come un mondo, cioè il mio mondo, tante tesserine diverse, tante finestre sul mondo che appunto esprimono relazioni, comunicazione, spiritualità, perché all'interno comunque c'è anche molta spiritualità. Quindi una ricerca continua anche, io faccio molta ricerca, quindi ricerca nel campo contemporaneo, quindi mi ha portato in questo momento a fare questi mosaici dell'animo, tra cui questo alle mie spalle è l'ultima opera che ho fatto. E in parallelo ho fatto anche dei lavori su carta, collage, e da cui poi ho anche ricavato una stampa su seta, quindi adesso sto anche facendo questo filone, quindi una stampa su seta, ho fatto dei foulard in seta e raso di seta con i miei lavori. E adesso mi trovo qua nel mio studio, perché appunto c'è questa presentazione del libro di Deborah Cattoni, che non sono stata molto contenta di averla ospitata. La forma della pittura, l'artista ispira veramente a una colorazione di tessuti che praticamente si può leggere nel mercato tessile, nel mercato, nella moda. Come è proposta più che mai? Dunque, il discorso dei foulard, quindi del tessuto, è nato circa 6-7 mesi fa, e attualmente sto diciamo promuovendola nei boutique un pochino più importanti, sto facendo degli eventi in cui comunque li metterò, ecco, in vista, li farò, ecco, utilizzare nelle sfilate, così infatti avremo adesso a breve la Biennale di Firenze, dove sarò presente durante l'evento di moda importante con i miei foulard d'arte. La mia famiglia ci tengo molto, perché comunque mi sostiene, mi aiuta, e quindi sono felice comunque di avere una famiglia così bella. Oggi parliamo in particolare di Deborah e di questo suo libro che si chiama Una ragazza come tante. Ne parliamo sempre in termini generali, perché siccome è smilzo e se lo raccontiamo troppo non lo comprate più. Invece dovete acquistarlo come forma di promozione, perché è legato anche a un'attività benefica. Qui vedete c'è Deborah rappresentata con un bambino africano. L'idea nasce dalla voglia di viaggiare, quindi no, di arrivare al cuore della gente attraverso la scrittura, perché io spesso mi sono ritrovata nei miei viaggi molto sola, quindi essendo molto sola avevo tutto quello che avevo da prendere, cioè era una penna e un foglio, e da tirare fuori tutta la mia energia, perché io sono comunque molto, molto carica appunto di energia, mi sento un po' un vulcano, no? Mi definisco come una Coca-Cola che se la apri c'è tutto questo gas che evapora, e ho detto facciamole evaporare bene. Quindi dalla moda passo anche appunto alla scrittura, perché secondo me è tutto un po' un filo conduttore, il mondo dell'arte, dello spettacolo, dello show business, cioè quando ti ritrovi a creare ti viene anche la voglia appunto di dire perché crei, insomma. Quindi tutte queste mie creazioni le ho volute raccontare in questo libro, che si chiama Hakuna Matata, appunto Una ragazza come tante, perché comunque io mi definisco una ragazza come tante, perché sono una semplice ragazza della porta accanto, addirittura non mi trucco, sono acqua e sapone così, e quando metto il rossetto è giusto per dare un po' di colore, perché io amo molto i colori. Quindi cioè io quello che voglio appunto è farmi vedere per quella che sono, per non essere
vorrei non essere giudicata dalla gente, però purtroppo questo fa parte del mondo, no? Non tutti possano apprezzarti e non è che si può piacere a tutti, anche se io vorrei essere amica di un'intera popolazione, perché l'ho scritto anche nel mio libro, perché sono vissuta nei villaggi, ho lavorato come animatrice, lì ho esplorato proprio molti cervelli, molti cuori, quindi io vedevo che quando loro applaudivano per me anche nel palco, quando mi ritrovavo a fare cabaret, spettacoli, ero felice e ho detto perché non scrivere questa felicità? E da lì nasce tutto. Questo gemellaggio con Monia Romanelli, come nasce e come vi siete conosciuti? Allora, io e Monia ci siamo conosciuti appunto a un evento, perché comunque faccio molte cose, vedo molta gente, come dice Nanni Moretti nel film che è stato ripreso anche nel video di YouTube, insomma, faccio cose e vedo gente, quindi in queste faccio cose praticamente ho incontrato Monia Romanelli in un evento molto bello di beneficenza, siamo subito diventate amiche, no? Ci siamo trovate in sintonia, ci siamo presentate, da lì non ci siamo più abbandonate, insomma, comunque lei è anche un artista, una pittrice, quindi con me l'ho sentita molto, molto mia, molto del mio mondo, perché ci compensiamo insieme. No? Lei è anche un pochino più ferma su certe cose, un pochino anche più rilassata nei modi, no? Mentre io sono proprio scoppiettante così, quindi comunque io sono colorata, lei anche, però lei in modo più sottile, io in modo più efferato, quindi insomma ci siamo comunque trovate molto bene e la nostra amicizia continua, infatti oggi sono nella sua bellissima galleria, nella sua bellissima art gallery qui in Via dei Priori a Perugia, sono contentissima perché lei mi ha concesso questa opportunità, insomma, di far vedere il mio libro alle persone che anche lei conosce, del suo rango e anche sicuramente del mio, insomma ci siamo unite, abbiamo detto perché non fare eventi, far comunicare la gente attraverso le nostre arte, infatti le persone che sono venute, la maggior parte insomma comunque sono artisti, persone che fanno parte del mondo dello spettacolo, insomma dell'arte. Ora stiamo iniziando un percorso che si chiama appunto l'incontro con l'artista, non so se anche Monia vi ha detto, insomma, comunque faremo degli eventi una volta almeno in due settimane, insomma, cercheremo di far incontrare tanti talenti, tante persone che devono venire fuori, no? E non solo qui ma anche in giro, perché insieme abbiamo fatto anche la mostra con Vittorio Sgarbi, io l'ho portata insomma alla Biennale a Milano, perché io collaboro anche con la sua agenzia, quindi con un'agenzia promoter che lavora per Sgarbi, no? E quindi io con lei sto benissimo, per me lei è la mia metà al femminile, sono contenta insomma di questa amicizia. Ti conoscevamo come promotrice di abiti, di moda, hai lasciato via tutto e ti sei dedicata soltanto alla scrittura oppure continuerai anche su quel filone? No, infatti guarda, niente è per caso, io dico sempre nothing is for chase, cioè nel senso for case, emozione. E praticamente no, voglio continuare, voglio realizzare attraverso anche la sua arte i modelli che io sento, insomma comunque vogliamo ricreare una linea insieme ora, perché prima magari i tempi erano sbagliati, io avevo bisogno di esplorare le terre, di andare in giro, non potevo stare sempre ferma nel mio showroom che avete conosciuto, no? Quindi ho detto però non voglio mollare questa cosa, perché io comunque sono nata e cresciuta nel mondo della moda e quindi voglio con lei rifare qualcosa insieme, perché come dire, l'unione fa la forza, no? Quindi quando fai parte di un'equipe raddoppi il lavoro, fatichi di meno, il successo però si amplia, quindi insomma vogliamo continuare però con lei, capito? Cioè io metto la mia arte, la mia voglia di fare modelli sempre nuovi, carini, no? E lei mette la sua arte, i suoi colori, le sue stampe, cioè insieme faremo qualcosa, quindi non è finita qua, insomma. Un messaggio che vorresti lanciare magari a coetanei o giovani o chi che sia? Beh, sicuramente quello di non mollare mai, di continuare comunque a credere in se stessi, nei propri sogni, anche se le possibilità non ci sono, e di andare molto molto spesso agli eventi, perché gli eventi insomma culturali, soprattutto si incontrano bellissime persone, secondo me uno deve uscire fuori di casa e incontrare persone, deve viaggiare. Quindi perciò Hakuna Matata. Hakuna Matata a tutti e un bacio dall'Art Gallery di Monia Romanelli.